Ciao ragazze, ciao ragazzi, top! Bentornati di nuovo video haul Primark. Finalmente non è passato molto dall'ultimo video haul Primark, molto bene. E ora vi faccio vedere le cose che ho preso. Non ho preso tantissimo perché veramente ieri ero non stanca di più. Praticamente avevo un mal di piedi, veramente qualcosa di assurdo. E quindi non sono stata tantissimo. Era bello vuoto comunque all'interno. I negozi erano vuoti, si poteva guardare tranquillamente, però ero troppo stanca. Infatti, mi sono dovuta comprare anche un paio di infradito perché praticamente avevo troppo, troppo, troppo mal di piedi. E quindi niente, la stanchezza ha prevalso sulla voglia di shopping che me, però. Vi dico un però, che in questi giorni, se non già domani, ci tornerò da Primark. Yeah, top. Bene. Allora, cominciamo appunto già dalle ciabatte, dall'infradito che ho dovuto mettere al posto delle scarpe perché mi facevano male i piedi. E sono queste. Queste qui, appunto, avevo messo le mie scarpe qua. Perché ho avuto la brillante idea di mettermi il tacco, quindi di andare in giro con i tacchi e quindi molto bene, tutto ciò, sotto il sole a 80 gradi all'ombra, andare in giro con i tacchi, camminare dalla mattina fino al pomeriggio, qualcosa di bellissimo. Queste sono appunto le infradito che ho preso, c'erano rosa, ho questo color Tiffany, io ho preso questo perché le adoro. E tra l'altro vi annuncio che presto andrò in piscina e farò sì il vlog in piscina per chi me lo dice. E Davide si è deciso finalmente a dire ti porto in piscina, finalmente. Che se io preferirei farmi una settimana al mare, però vabbè, dettagli. Qui. Come potete vedere sono carinissime, hanno questi hanno gli ananas, le banane, le palme, questi qua penso siano dei cactus, poi qua tutto con questi pompon, molto molto carino, veramente adoro. Ovviamente avendo camminato per strada le ho un pochettino sporcate, però adesso le lavo a mano e niente, mi piacciono tantissimo. Queste qui le conservo appunto per la piscina e il mare quando ci andrò. Bene, ho qui due sacchettoni che potrei fare tipo i pesi con questi sacchetti, ma sono pesantissimi. Faccio vedere cosa ho preso e sono stata veramente brava questo giro perché ho speso solamente 100. Aspettate, che qua ho lo scontrino. Ho speso 116 euro. Comunque 116 euro spesi. E quindi non capisco. Vabbè che c'erano i saldi, però devo assolutamente tornare con calma di mattina. Io quindi penso che tornerò domani mattina. Secondo voi, domani mattina, vi faccio una domanda. Secondo voi, Davide, domani mattina mi porterà da Primark? Vediamo che cosa mi rispondete. Allora, mi prendo un pochettino le cose a caso come escono fuori. Questa qui è una borsa di Harry Potter, praticamente. È bella grande, cioè è molto grande. Cose metterci, non so, la spesa, oppure che ne so, metterci qualcosa, viene utile e costa 3 euro. Pagata 3 euro. È bella, è grande. È uguale. Queste qui, le infradito, le ha prese Davide per lui. Le ho regalate io queste. Queste qua pagate 2 euro perché gli servivano le infradito, appunto, perché mi porta in piscina, yeah! E quindi gli ho regalato questo infradito. Siccome mio suocero è molto bravo, dolce, gentile con me, perché mi tratta come una figlia, ho voluto regalargli delle magliettine, visto che se doveva comprare, sentivo che doveva comprarsi le magliettine. Allora gli ho voluto fare questa sorpresa e gliele ho comprate io. Costano 3 euro l'una e tutte queste qua vedete, 3 euro l'una. Ah, guardate qua, così è più grande. E per 3 euro ho preso un po' di magliette. Adesso ve le faccio vedere. Queste così, con scritto New York. Aspettate che magari vi tolgo queste cose così. Con queste scritte. Questo color azzurrino così. È molto bella, poi fresca per questa stagione va bene.
Poi ne ho prese due, diciamo basic, che può abbinare un po' su tutto. Una rossa, qui non c'è proprio niente da mostrare, questa è rossa praticamente. Poi questa qui che ho scritto Brooklyn, con tutte queste scritte un po' così particolari, è carina, è molto moderno come gusti mio suocero, quindi quelle gli piacciono. Un'altra basic è questa qua in color blu, così tranquillamente blu. Tranquillamente blu, vabbè, sempre a 3 euro. Questa qua di che diciamo un po' la bandiera americana, sì, 50, perché sono le 50 stelline della bandiera, è fatta così, questo colore particolare, tipo color blu jeans, ma è veramente carina. Ok, basta, come mi ha detto mio suocero abbiamo finito. Ora vi faccio vedere le cose che ho preso per me, a parte le cosine che ho preso a Davide, questo è proprio un regalo che gli ho fatto io, e anche questa sempre a 3 euro. Gli ho preso questa canotta che è fatta così, che sembra semplice, nera, ha la particolarità che qua sul fianco è un attimino più scollata, ecco, come potete vedere, e gliel'ho presa sia bianca che nera. Ecco, e questa è quella bianca praticamente, qui si vede di più come è fatta praticamente la scollatura sul braccio, sulla ascella, insomma, così un pochettino larghetta sul fianco, non troppo da tamarro, però appunto è bella, insomma, per 3 euro. Poi questa se l'è presa lui invece, gli è piaciuta e se l'è presa lui. Questa qua è molto carina, con scritto Determination, lì è determinato, e è bella perché è bianca, queste sfumature sulla parte qui, diciamo, molto, molto carina. E l'ha abbinata con questo pantalone, così, non è proprio un jeans, ma proprio è un pantalone tipo jeans fatto così, sarebbe elegante, però è corto, con questo risvoltino e questo accostamento, lo trovo veramente molto molto bello. Questo qua non c'è sull'etichetta, però costa 8 euro, c'è scontato 6 euro da 10, quindi un bel completo. Bene, ora passiamo a tutte le cosine che mi sono presa io. Praticamente le cosine che mi sono presa per me stanno in questo sacchetto. Qui sono stata proprio non brava, di più. E quindi devo per forza andare da Primark. Voi capite, ovviamente, sicuramente mi direte, ovvio, di andare da Primark. Ok, prima a caso le cose come spuntano. Ho preso questi cotton pad, così per struccarsi, 1 euro, o anche per mettere la tonico, insomma, così. Sono quelli un pochettino più grandi del solito, e 1 euro vanno benissimo, mi ci trovo veramente bene. Poi per 2 euro invece che 3,50 euro ho preso questa magliettina fucsia che adoro veramente, trovo che con il biondo poi sia ancora meglio. È una semplice t-shirt basic, è una t-shirt basic lunga, elasticizzata, e mi piace, l'ho presa. Poi non potevo non prenderlo questa cosa di Harry Potter. Prima costava, aspettate che sposto l'etichetta, 8 euro, e l'ho pagata 3 euro, ovviamente non potevo lasciarla là, cioè 3 euro lasci là, no. È un body fatto così, grigio, con lo stemma Hogwarts, e sotto finisce appunto con questi bottoni, dietro è liscio, è molto molto carino, lo adoro. Poi sempre di Harry Potter ho preso questa maxi pochette molto molto bella, con appunto la scritta HP Harry Potter, il boccino d'oro, anche qua, lo stemma di Hogwarts, è molto molto bella. Da questa parte è così, questo color un pochettino grigio, è molto grande, cioè potete vedere, molto capiente, enorme davvero, e questa l'ho pagata 6 euro.
non era scontata, però è bella e l'ho presa. Ce n'erano tantissime di pochette. E quindi a 1,50 € ho preso questa spazzolina, che è piccolina, comoda, pratica, da mettere in borsetta, così, e insomma, viene utile, l'ho presa. 1,50 € serve sempre. Poi questi qua costavano 3 euro queste calze e le ho pagate 1 euro. Sono due paia di calze con l'unicorno, fatte così, con questa lavorazione, con questo filo d'argento che crea l'effetto brillantini, e questa qua invece ha tanti unicorni, è veramente carina. E poi per 1 euro non potevo lasciarla là. Altre calze, queste qui a fantasmino, queste sono 5 paia, pagate 4,50 €, sono appunto quelle così come potete vedere, e ho prese bianche. No, questo è veramente troppo troppo carino da portare con dei pantaloni alti, insomma non mi interessa con cosa lo metterò, quando lo metterò, però a 3 euro non potevo assolutamente lasciarlo lì. Considerando che il prezzo iniziale era di 6 euro, io l'ho pagato 3 euro ed è questa cosa qua meravigliosa, questo crop top di Harry Potter. Carinissimo, cioè praticamente lui stilizzato, fatto tipo sotto forma di cartone, con la bacchetta, Harry Potter, praticamente c'è, cioè questo è blu, fatto a costine, vedete qua, tipo così, è molto molto carino, così proprio, è un crop top, e mi è piaciuto tantissimo e l'ho preso, ha queste bretelline appunto, così, molto molto bello, e l'ho preso e vedremo quando... Sicuramente lo metterò perché mi piace tantissimo. Poi per 3 euro niente, regalato. Poi ho preso queste calzine qua che non erano scontate, le ho pagate 3,50 €, sono di Krusty il Clown, troppo carine. Allora c'è questa che è fatta così, comunque sono le classiche calzine corte, quelle che arrivano alla caviglia, e io adoro, anche in inverno adoro portarle così. Comunque questo è fatto così. Poi qui c'è Krusty con il frappè. E poi qua, questa è così, dove c'è lui. Insomma, fatto in questo modo. È molto molto carina. Sono carinissime le Simpson. Adoro. Poi ho preso delle suolette, 1,50 €. Sono molto molto morbide. Così ho delle scarpe che devo cambiare la soletta e quindi le ho prese. Quindi due di solette, 1,50 €, ma sono molto molto morbide. E niente, le ho prese. Servono. Ho preso due confezioni di le mini stilo, fatte così. Queste qua costavano 1,75 € la confezione. E servono sempre perché vanno veramente via tantissimo con le lucine che uso per decorare. Queste servono, quindi 1,75 € è veramente niente per 10 pile mini stilo. E anche le stilo costano 1,75 € e lo trovo veramente ottimo come prezzo, e quindi quando mi trovo da Primark quasi sempre compro pile. Questa è una cosa della nuova collezione autunnale invernale, e l'avevano appena messa fuori, e troppo troppo bella, non potevano non prenderla. E l'ho pagata 14 euro di Pushkin. È questa felpa bellissima. No, ditemi voi se non è bella. È molto molto bella. Adoro. È fatta tutta così praticamente. Tutta in questo modo. Dentro è bella, pesante, morbidina. Qui ha polsini che sono fatti così. E anche in basso finisce in questo modo. No, vabbè, mi piaceva troppo e non potevo non prenderla. È morbidissima. Questo l'ho preso in saldo, molto molto carina questa cosa, è una maglietta che sta così praticamente, ha le spalline e poi sta praticamente giù così, e viene così come vedete, le maniche fatte in questo modo, si allarga, molto molto carina. Poi guardate che bella, fatta e traforata davanti con questo disegno così molto fine, elegante, ha questa fantasia qua molto particolare, fine, elegante, mi è piaciuta.
poi è comunque bianca e rosa le strisce, è molto molto bella e fresca, la trovo. E questa qui l'ho pagata anziché 11 euro, vedete, prima costava 11, l'ho pagata solamente 5 euro. Cioè, praticamente nulla, veramente. È molto molto bella, davvero. Poi altro pacco di calze, queste qua sono di Davide, sì, 7 paia, 3 euro. Sono calzini bianchi, normalissimi, niente da dire. Poi ho preso, sempre a 1,50 euro, questi cuscinetti in silicone per le scarpe col tacco. Quindi le scarpe che mi ha comprato Davide, quelle col tacco, e quindi per star comoda e non avere problemi, ho preso questi cuscinetti e mi serviranno sicuramente. E ho preso anche questi qua, che sinceramente non so a che cosa mi serviranno, però sono quelli che si mettono nelle scarpe quando sono larghe, e comunque penso che mi verranno utili. Sempre meglio averli in casa. Li ho visti lì, l'altra volta non li avevo visti, dove ci sono le scarpe c'erano anche tutte queste cose appese, sempre, fa sempre comodo averli. Questi qua anche loro 1,50 euro. In totale sono 4 cuscinetti in silicone da posizionare appunto intorno alla scarpa, e niente, io li ho presi. Poi per 3 euro ho preso queste cuffiette qua con il gommino e color viola. Poi ho preso una cosa molto pucciosa, questa qui per farsi selfie, praticamente a 5 euro, una luce. Questa luce qua praticamente per l'iPhone va bene, e ti fa praticamente luce per farti selfie. Non so, sono curiosa, vedete l'immagine, fa vedere di metterlo qui e illumina tutto. Sono stracuriosa di vedere come funziona, come vengono le foto. Poi vi posterò magari qualche foto con questo e boh, vediamo. Mi incuriosiva e l'ho preso, poi per 5 euro si poteva fare tranquillamente. Poi ho preso questo diffusore profumato per l'ambiente di Winnie Pooh, costava 7 euro, costava, e l'ho pagato 4. È carinissimo perché c'è appunto Winnie Pooh, c'è la fragranza che è la vaniglia, tutto carinissimo, sta scatoletta super pucciosa con Winnie Pooh, troppo troppo bella. E si apre appunto questa scatoletta, come vedete, non la butterò perché questo si apre, ok, vedete? Questo togliete e ha questi bastoncini praticamente da inserire qua, e questo appunto ha un buonissimo profumo. C'erano lì i campioni, i test per poter sentire la profumazione, e già da chiuso, perché questo è chiuso, cioè questo tappo ha un profumo pazzesco, sa tantissimo di vaniglia. E poi è bellino perché ha questa cosina qua, questa targhetta con scritto Disney al fiocchettino, molto molto bello. Lo metterò sul mobile che c'è lì, e quindi profumerà tutta la stanza. Questa scatolettina molto pucciosa e carina e rosa soprattutto, la terrò per metterci qualche cosina nella mia postazione make up, magari qualche trucco, qualcosa, veramente molto molto bella. Ultime due cosine che vi mostro sono queste mollettine qua, 1,50 euro, ce ne sono dentro 12, magari per appunto per pinzare un pochettino così, per fare tipo magari le treccioline, adesso non lo so, vediamo. Ho preso questi mini mollettoni che servono sempre. Poi come ultima cosa, è veramente pucciosissima e sono stracuriosa di provarla, infatti adesso finirò, quando ho finito il video la provo subito, è questo Rainbow Sound Amplifier, è un amplificatore per la musica da cellulare, è compatibile con parecchi cellulari, va inserito qui il cellulare, va messo qui e da qui appunto c'è la musica. È molto bello perché ha forma di arcobaleno e mi piace. E questo qui l'ho pagato 4 euro, appunto, come vedete qua. Non è un prezzo eccessivo e ci sta. Niente. Bene, io spero che il video vi sia piaciuto. Ho preso pochissime cose, in effetti. A questo giro si è comprato molta più roba Davide, però vabbè,
ci sta anche la stanchezza, il caldo, una cosa e l'altra, vedi qua, vedi là. Abbiamo fatto veramente un sacco di cose. Però vabbè, ho fatto shopping anche in altri negozi, c'è da dire, che comunque vi farò il video a parte. Sì, questo sì, ho fatto shopping appunto in altri negozi. E niente, tornerò molto presto, penso proprio domani, se non oggi. No, oggi penso è impossibile, domani ci torno e farò altro shopping, ovviamente. Bene, io vi mando un bacione. Grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie agli iscritti di sempre, grazie, veramente vi ringrazio tutti quanti, io vi invito a iscrivervi se siete iscritti, se vi vengo a prendere a casa, e ci vediamo al prossimo video, ciao!